e bisessuale. Senza andare troppo lontano, nel 1948 l'Italia, sfasciata dalla guerra e dal fascismo, sognava un paese moderno, laico, libero e in pace. Oggi questo stesso paese, questo stesso popolo ha ancora gli stessi sogni, perché nella realtà si sentano frasi come queste. Dice Silvio Berlusconi, meglio appassionato di belle ragazze che gay. Dice Umberto Bossi, gli emigrati fuori dalle palle. Oppure, meglio noi del centrodestra che andiamo con le donne che quelli del centrosinistra che vanno con i curatori. Cazzata sfrontata! Dice Roberto Castelli, bisogna respingere gli immigrati, ma non possiamo sparargli, almeno per ora. Sono i nostri politici che lo dicono. Dice Luca Volontè, sempre per restare a destra, i fondatori della psicologia moderna descrivono l'omosessualità come patologia clinica. Ma non mancano anche i signori della sinistra, dice Piero Fassino. Le adozioni gay non credo che sia una scelta che la società possa accogliere e neppure penso che sia utile per il bambino essere adottato e crescere con due persone dello stesso sesso. Dice Massimo D'Alema, sempre per restare a sinistra, non sono favorevole al matrimonio tra omosessuali, perché il matrimonio tra un uomo e una donna è il fondamento della famiglia per la Costituzione e per la maggioranza degli italiani è pure un sacramento. Dice Francesco Rutelli, permettetemi di dire Franceschina, le minoranze omosessuali non devono essere discriminate, ma è sbagliato quel che ha deciso la Spagna di Zapatero, stabilendo che le coppie omosessuali possono essere adottate dai bambini. Noi non lo consentiremo mai. Dice Soro, a Firenze non è mica vietato l'accesso agli omosessuali, non sono stati invitati al convegno perché si parla di famiglie e i gay non lo sono. Dice Carlo Giovanardi, sottosegretario alla famiglia dell'attuale governo Berlusconi, lo spot dei mobili con la famiglia gay offende la Costituzione e cerca l'articolo 29 della nostra Costituzione. Dice Giampaolo Gobbo, sindaco di Treviso, Lega Nord, multerei i gay che si baciano nei luoghi pubblici. Non può certamente mancare l'attacco del clericalismo, dello Stato Vaticano. L'omosessualità non è moralmente giusta e non va depenalizzata. Praticamente il Papa e la Chiesa Cattolica continua a condannare la popolazione omosessuale extraeuropea alla pena di morte. E queste non sono cose che dico io. Leggete, leggete, informatevi. E per finire, uno dei massimi esponenti del CNR, che dovrebbe rappresentare la comunità scientifica nazionale, sostiene: le catastrofi sono talora esigenza della giustizia di Dio, della quale sono i giusti castighi. E ancora, l'impero romano è caduto per colpa degli invertiti. Tutto questo ci consente di parlare di omofobia di Stato. La lotta contro l'omofobia riguarda chiunque creda nelle libertà individuali e nel rispetto. Invitiamo tutte e tutti a partecipare per manifestare e contaminare insieme e per rivendicare una società laica, solidale, libera dal razzismo, dalla xenofobia, dal sessismo e dall'omofobia, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.
i diritti negati nel singolo sono i diritti negati a tutti.